L'abbazia di Monte Cassino, un luogo sacro e denso di storia religiosa, si è aperta per la prima volta all'arte contemporanea con le Scritture di Luce, installazione dell'artista veneziano Marco Nereo Rotelli, conosciuto a livello internazionale per le sue installazioni luminose realizzate in varie parti del mondo. Questa forma di arte totale, che fa dialogare musica, poesia, arte visiva e architettura, è come un ponte tra le più avanzate tecnologie informatiche e l'antico sapere amanuense. Lo spettacolo di suoni e luci è approdato nel Basso Lazio grazie ai curatori Cristiano Tomassi, Antonio Evangelista e padre Donato Oliari, abate di Monte Cassino, che ha concesso l'uso dell'abbazia, vero scrigno dell'umanità e della cultura, che custodisce i segreti della scrittura e possiede il codice medievale più piccolo del mondo. L'intento dell'artista è quello di far vedere un luogo conosciuto e amato con occhi nuovi e mente fresca, in un intreccio semantico tra le parole proiettate di versi di grandi poeti che si compongono in una collana di luce, il gesto dell'artista che traccia e scrive grafemi sulle note dell'armonicista Gianluca Littera, trasformando così l'abbazia in un faro poetico. Fino al 30 luglio saranno inoltre esposte nel chiostro esterno dell'abbazia una serie di opere di Rotelli e si potrà visitare l'abbazia di Monte Cassino gratuitamente nelle aree esterne e nella basilica.